E Calabria Busso alle porte dei social. Mi dispiace, non mi son fatto la moglie di Povega. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ma io mi domando e dico, no? Di tutte queste chiacchiere e distintivo che girano. Ieri Calabria ha smentito. Conta quello che conta, no? Non è che poteva dire sì, mi sono bombato la moglie di Pobec, ovviamente. Però io vi avevo già detto che ho chiesto, ho preso informazioni. Io sapete che non è che ho informazioni nel Milan, cioè informazioni più fuori dal Milan, no? E ti dico che a me non risultava, così come non risulta di Maignan. La cosa che mi puzza un po' di Maignan, devo ammettere, è che non usa i social. Lui da novembre che non pubblica niente, ha fatto una storia, vi ricordate quella dei sacchi, quella lì, e poi basta, però non pubblica nulla. E questo è strano, questo è strano. E la cosa ancora più strana è, io sono Maignan, gira sta voce, e minimo faccio un video, faccio una storia, faccio qualcosa, come ha fatto Calabria. Allora Calabria ha fatto per il discorso spogliatoi, no? Liti, poi sentivo, cioè girano dei vocali, tra l'altro di gente sconosciuta, cioè posso fare io un vocale, lo metto in giro, lo facciamo girare 5-6 persone e diventa la verità, cioè va che veramente senza un nome, senza una collocazione reale, girano dei vocali completamente a caso, magari sono tifosi di altre squadre che li fanno girare apposta, quindi cioè, delle robe realmente poco credibili. Poi avessero detto no perché conosco, no, neanche vocali a caso di gente sconosciuta, no perché quello è uno, cosa ne sai te chi è. Comunque fossi Maignan, qualcosa pubblicherei, cioè gira su di me la voce che vado a ballare la bamba, e invece a me piace il twist, e lo dico sui social, o no, è screditante per la mia immagine. Cioè, anche abbastanza arrabbiato avrei pubblicato qualcosa. Poi io figurati che non fumo manco una sigaretta, figurati. Cioè, avrei subito pubblicato. Non siamo tutti uguali. Non significa se pubblica qualcosa che è scagionato, che è pulito, eccetera. Però io l'avrei pubblicato. Non so perché non ha pubblicato nulla. Boh. Vediamo intanto se torna. Dicono che inizia a allenarsi sul campo, quindi vediamo se torna, speriamo. Noi lo aspettiamo come fosse la Madonna dal cielo. Oggi si gioca, stasera si gioca, quindi oggi giornata impegnativa tra lezione di padre, poi devo andare all'ospedale a trovare mia nonna, poi a partire. Oggi giornata molto impegnativa. Farò il video sui Giorgia, quindi mi raccomando, perché sono arrivate le scarpe. È finito il carnevale, sono riattivati i Giorgia, quindi se vi servono magliette eccetera, vi faccio il video sul canale dei Giorgia. Adesso finisco questo, poi faccio anche quello. Parlerò di un argomento diverso. E oggi si gioca. Si parla di tridente con Diaz, Leao e Giroud. Tutti dicono che Diaz giocherà a destra con Salemaker e Teo che fanno i terzini, perché tutti dicono 3-5-2, ma è un 5-3-2. Comunque, secondo me Diaz non farà, sembra quasi un 3-4-3, ma in realtà è sempre un 5-3-2, con Diaz che farà il trequartista, perché tutti dicono gioca a destra, ma secondo me non gioca a destra, farà il trequartista. Vediamo se sbaglio io. Di Salemaker al posto di Calabria ve l'avevo detto, ve l'avevo anticipato. E beh, ma ragazzi, è evidente che Calabria non è in forma, ha bisogno di riprendersi un attimo dopo l'infortunio, e per fare tutta la fascia ci vuole uno che ha più corsa. Salemaker una cosa c'ha, è proprio quella di correre, che tra l'altro secondo me è anche il suo ruolo, cioè il quinto esterno è il ruolo di Salemaker, perché non è uno che ti fa gol, non è uno che lì davanti ti fa la differenza, è uno che ti fa la fascia da 5-3-2, secondo me è proprio è la morte sua. Quindi io fossi lui farei quello.
E infatti farà fare quello Pioli. Vediamo davanti. Avevo detto Righi. Sembra che giochi Giroud. Sembra che voglia rinnovare un altro anno. Ce lo aspettiamo che rinnovi un altro anno anche Oliviero Bombervero. Penso che lui si trovi bene da noi. Meno male, meno lui. E rinnovo di Leao. Aspettiamo, eh. Quella è ancora più importante della partita di oggi e del Tottenham. Vi devo dire la verità: non ho buone sensazioni per il Tottenham. Ad oggi non ho buone sensazioni. Anche dovessimo vincere stasera, so che non è bello dirvelo, però ve lo dico, perché Conte è fuori dalla lotta a scudetto. Si sta giocando il quarto posto, sì, ma è fuori dalla lotta a scudetto. Quindi non ha quella tensione da campionato dove lui, sapete che punta tutto sul campionato e se ne sbatte delle coppe, no? Secondo me quest'anno potrebbe puntare proprio sulla Champions. E il Tottenham è una di quelle squadre che può battere chiunque. Può battere anche il City, cioè, può battere chiunque, soprattutto se si concentrano su quella partita. Quindi non sono molto, molto positivo per quel che riguarda il Tottenham. Sono un po', vediamo come va. So che non giocherà Lloris. Giochiamo con i portieri volanti. Secondo me è meglio, no? Io posso fare. Solo che il problema è che loro hanno Foster, che non so chi sia, dico, non l'ho mai visto. Noi abbiamo Tata. Questa è una piccola grande differenza. Che vedremo, forse solo quello vedremo. Tanto vediamo stasera se riusciamo a giocare con questo 3-4-3 offensivi. Djuric è tra l'altro una di quegli allenatori che ti fa giocare male. Noi contro il Torino abbiamo sempre tirato molto poco in porta, molto poco in porta. Quindi è un test importante oggi, un test importante in vista Tottenham. Speriamo che la squadra, la partita, non solo il risultato, mi facciano capire che possiamo avere una minima speranza col Tottenham. Speriamo. Giochiamo la prima qua, poi dobbiamo andare là. Vediamo, vediamo, vediamo. Non ci sono più gol in trasferta. Se tornano anche i nostri giocatori. Ci voglio sperare, ci voglio sperare. E per quanto riguarda il campionato, ragazzi, se riprendiamo a giocare, io non sono molto preoccupato del quarto posto, anche me ne frega abbastanza poco, quindi su quello già lo sapete. Sono molto curioso di vedere Ciao stasera. Tutti me ne hanno parlato perché gli hai dato 5 e mezzo contro come si chiama? Contro l'Inter meritava di più. Ma 5 e mezzo è il voto più alto che ho dato in pratica. Questi perché si mettono qua? Dal locale, vabbè. Comunque, vengono a rompere le scatole a noi adesso. Sicuro come loro, guarda, 100% Lazio. Vabbè, vediamo stasera come si comporterà. Ciao, importante test per lui. E speriamo bene. Iscrivetevi al canale. Ci vediamo sul canale di Giorgia più tardi. Fate i bravi. Ciao belli, ciao ciao.